Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Incromato 1 su Dragon Ball Z Kakarotto. Vai, andiamo da Majin Buu. Trovati? E beh, ci credo. Erano lì davanti, un po' difficile non vederli. Ah, buongiorno. Tu! Sono venuto a portarvi un messaggio. Ascoltate, i tre che state cercando si faranno vedere tra pochissimo, garantito. Aspettate ancora un po'. Smettetela di uccidere e distruggere. E perché dovremmo aspettare? Stanno tramando qualcosa? Sì, si stanno allenando per sconfiggervi. Sconfiggerci? Ci vorranno più di 1.000 anni! No, con la stanza dello spirito e del tempo ci vorranno solo 1.000 giorni, che sarebbero comunque intorno ai 3 anni, eh. E noi non possiamo aspettare così a lungo, devono venire qui e subito. Sapevo che avresti detto così. Allora vi farò aspettare io. Interessante. Su, fagli vedere la tua terribile forza. Ehi, Majin Buu, che aspetti? Uccidilo subito. Va bene, ma non aveva voglia. Ehi tu, perché nonostante la tua forza obbedisci a uno come Babidi? Darà a pensare, eh. Majin Buu è mio fedele servitore. È giusto che faccia ciò che dico io. Nani? Che ti prende? Vuoi essere rinchiuso di nuovo? Se mi rinchiudessi, verresti ucciso da lui. Quando è diventato così intelligente? Perché ha mangiato Darbula? E tutte quante quelle altre persone, in teoria, nell'anime, nel manga, non mi pare. Odio chi si atteggia bravo ragazzo. Perché? Allora non ho scelta. じゃあ、スーパーサイヤ人を超えた。スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そして、これがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな？くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そして、これが、さらにそれを超えた！これがスーパーサイヤ人3だ！時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったって、ちっとも怖くないぞ。そういうことだ、バカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ、魔人ブ。Io ripensando a Super Saiyan 3 quando ero piccolo, di sicuro non sono rimasto sorpreso come dovrei appunto essere stato, perché è una forma Super Saiyan 3, ragazzi, che nessuno si sarebbe aspettato pensando a come è Dragon Ball. Perché Dragon Ball dice, beh, Super Saiyan, già Super Saiyan è il guerriero imbattibile, vabbè, poi vabbè, si è scoperto che insomma è quello che è. Però ragazzi, si picchia che è una bellezza con Goku Super Saiyan 3. Ma più che altro è bello l'effetto di quando picchia, perché ha l'effetto fantasma, si può dire, non so come si chiama in italiano. Diciamo il ghost effect, ecco. Quanto è bello però picchiare con lui. Il problema è che anche Majin Buu picchia. Infatti ho dovuto ricaricarmi per forza, mi stava a vita rossa, cavoli. Io non capisco perché gli avversari mi fanno dei danni troppo ingenti. E adesso non mi sta prendendo più. Certo, a parte questo attacco che non so perché non riesco mai a schivare. Bello, è andato, va. Insomma, forse arrivavo a vita rossa, ma non mi sconfiggevo assolutamente. Quindi, alla fine ce la facevo tranquillamente. Dicevo, no, la trasformazione in Super Saiyan 3 da piccolo sicuramente non l'avrei percepita come ho percepito l'Ultra Istinto su Dragon Ball Super, perché in teoria a quel tempo il Super Saiyan 3 era il top del top, però a scuola già prima
prima che uscisse anche Dragon Ball GT, già ci scambiavamo le immagini prese da internet del Super Saiyan 5, cose così, quindi quei pochi fortunati che avevano internet a casa a quel tempo. Insomma, però ci casavamo tantissimo. Ad ogni modo, Majin Buu non si è fatto nulla a quanto pare. Laura e Trunks ha ricominciato a muoversi, avrà trovato il radar e starà lasciando West City. Quindi possono morire tutti a questo punto, perfetto. Vai, ottimo. Ehi, perché ti sei trasformato? Mi diverto a combattere con te. Continuiamo. Che divertimento prenderci le mazzate. È un grande onore per me, ma non ho più tempo. Non credere di poter scappare. Schiaccialo, Majin Buu! Babidi, come ti ho già detto, quei tre che cerchi si faranno vivi fra 2 giorni. Perciò aspettali senza distruggere la terra. Sono forti quei tre? Credi che io gli ascolta una storia del genere? Peccato. Per Majin Buu sarebbe stato un incontro davvero interessante. A questo punto cerca di convincere Majin Buu che senza il controllo di Babidi potrebbe affrontare degli avversari più forti. È tutta colpa tua che ti gingillavi, idiota! Va a cercarlo, muoviti! Padron Babidi, mi è venuta una bellissima idea! Cosa? Una bellissima idea? Non riesci a parlare? Se non parli non puoi pronunciare la formula per rinchiudermi. No, non potrebbe, in effetti. Mi hai insegnato molte cose, ma non ho più bisogno di te. Wow, che delusione. Anticlimatica al massimo. Mentre aspetto ucciderò altri umani, tanto per divertimento. Maci, dai. Ma loro stavano già a West City. Com'è possibile che non abbiano percepito Trunks? Babidi forse non può percepirlo, ma ha poteri magici, quindi è molto strano. Ora che non c'è più Babidi a dargli ordini, Majin Buu è libero di scatenarsi. E ti prende Goku. La trasformazione in Super Saiyan 3 richiede troppa energia, sono distrutto. Non mi rimane molto tempo. Dobbiamo usarlo per far perfezionare la fusione ai bambini. Sono l'ultima speranza per il pianeta. Assolutamente. おめえら気合い入れてやれよ。はい、先生。2人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか?本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを2人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えっから、よーく見て覚えてくれ。 まず2人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。ビュー。腕を反対にしながら2人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン。手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ。こうして 2人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん。じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと2人でやってみっから、よーく見てろ。お、俺がか。 こうやって鏡に映した見てに2人で逆に動くんだ。ふゆー、ジョン、はっ、よし、さあやれ。ワン、ツー、ワン、ツー。 そろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。うん、わかった。
ろう。あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ご飯くんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ悟空。なんだ悟天。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあなみんな、死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。E vabbè, eccoci qua. Da qui ce la fai da solo, vero Goku? Vuoi dire che c'è una parte da giocare qui? Wow. Chissà se Gohan ha già raggiunto il paradiso. Certo. Convinto che debba andare per forza in paradiso. Questa è la sua aura. Ma perché? E dov'è? Qui non c'è neanche sul pianeta di Retaio. Eccolo. La sente nonostante. A parte che sì, in teoria il serpentone e il mondo dei Kaio c'è una considerevole distanza, però forse è molto, molto inferiore rispetto alla Terra, quindi riesce a percepirlo. Ma Gohan deve anche essere piuttosto... deve aver ingigantito l'aura. Che posto è questo? Un posto dove non dovresti essere. Otosa! Nonde ome sono kakko? Ara! Kaioushin-sama! それに死んじまったはずのなんとか女王さんも。お父さんこそなんでここへ。ああ、そうですか、魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしても、そいつがさっき話してた伝説の剣か、すんげえ切れ味なんだろうな。その Z ソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチンコで試してみましょうよ。ははきっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ、この Z ソードならね。行きますよ。イエーイ。Perfetto, top, grande. Io questo intendevo quando volevo fare un mini gioco, tipo ti faceva tagliare dei materiali, magari allungava un po' il brodo. Però a quanto pare no. Bokara! Non è possibile! La spada Z! La spada più potente che esista!
Accidenti. Kaioshin, se non avessi detto di provare con una cosa così dura. Ma Kira in pugno dovrebbe ottenere la forza più grande di tutto il cosmo. Sbagliato. Chi è quel vecchietto? Sono i Kaioshin di 15 generazioni fa. E sei vecchio, in effetti. 15 generazioni fa? Il sommo Kaioshin? Tanto tempo fa c'era un essere malvagio che aveva così tanta paura del mio potere che decise di rinchiudermi in quella spada. Non mi pare molto in gamba, a me sembra un semplice vecchietto. Infatti. Benissimo, allora non vi dirò qual è il mio potere speciale. Ma io scherzavo. Beh, non mi interessa. Facciamo così. Se ce lo dice, le farò avere un appuntamento con una bellissima donna. Davvero? Non mi prendi in giro? Assolutamente no. Lo sapevo. È proprio come il maestro Muten. Lo sapevi cosa che l'hai appena visto? Che poi in realtà sarebbe diversa la storia, ma... vabbè dai. Quindi con il suo potere potremmo sconfiggere Majin Buu. Lui già sa di Majin Buu. Non si sa come, però sa di Majin Buu. Ascoltami, Gohan. Non posso tornare sulla Terra. Vada a Bulma e chiediglielo spiegandole la situazione. Devo chiedere a Bulma una cosa del genere? Se questo ci permette di salvare l'universo, ne vale la pena, no? Magari salveremo l'universo, ma Bulma mi ucciderà di sicuro. Di che tipo di abilità stiamo parlando? E va bene. Con il mio potere speciale sono in grado di sviluppare le capacità nascoste di chiunque oltre ogni limite. È un po' come il risveglio del potere nascosto del capo di Namek, dell'anziano saggio. Però solo che lo prende quell'abilità e l'ha potenziata all'inverosimile. E quindi non avete mai sentito parlare di un'abilità come questa, vero? Beh, non mi pare un potere così particolare. Come ti permetti? Ho detto che posso sviluppare oltre il limite e ancora oltre. Ehi tu, sei quello che ha estratto la spada, giusto? Vieni qui. Quindi da oltre 15 generazioni, quanto dura la vita di un Kaioshin? Millenni? 150.000 anni fa più o meno? Ora rimani lì e cerca di non muoverti. Va bene. Allora cominciamo. Per distruggere Majin Buu. Hey, hey. Go, go. Non è per nulla come quella italiana. Ci hanno fatto la canzoncina con la traduzione italiana, ma... 5 ore per il rito, 20 ore per l'aumento della potenza. Allora vado a fare un pisolino. Fatti forza, Gohan. Ma dai. Beh, dura 25 ore, se non altro sappiamo, insomma, che forse servirà a sconfiggere Majin Buu. È trascorso quasi un giorno dall'inizio dell'allenamento. Molto bene, ormai ci siete quasi. Penso che sia ora di provarci sul serio. Ma non poteva portarli dentro la stanza dello spirito e del tempo? Per fargli imparare la posa? Facevano prima. Ci mettevano poche ore. Bene, portate le vostre aure allo stesso livello. Se stavano nella stanza già avevano fatto tutto, proprio anche super potenziati. Sì. Forza, iniziate.世界崩壊のカウントダウン。魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい。成功じゃ。よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。 俺を甘く見てないか？魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。
貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーなやつだけど大丈夫か？たった1日余りの魔人ブーの攻撃で、この地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていた。In un solo giorno Majin Buu è riuscito a devastare l'80% della popolazione delle città della Terra. Ha trasformato alcune delle sue vittime in argilla e le ha usate per costruire una casa in cui tornare dopo le sue scorribande quotidiane. All'inizio quella casa mi faceva schifo in Dragon Ball quando la vidi, poi adesso peggio. Nel frattempo i terrestri hanno cercato di affrontare la minaccia di Majin Buu schierando l'esercito. Quale esercito? Tuttavia neppure le forze armate hanno potuto nulla e sono state decimate. Ormai nessuno osa più affrontare il nemico. Ma i superstiti non hanno ancora perso la speranza. Beh certo, hanno saputo che il loro salvatore è ancora vivo e attendono il suo risveglio. L'uomo che aveva sconfitto Cell diventando il guerriero più grande del mondo. Anzi, dell'universo. Sì, questo salvatore non è altri che il leggendario lottatore invincibile, il campione mondiale di arti marziali, Mr. Satan. Arega Majin Buu no ie ka? Iru no kana? Majin Buu. Inai no kana? いないぜ。 おじけついたか、魔人ブー。 しょうがないな。 いないんじゃな。 戦えないもんな。 帰るしかないか。 カカカカカカカカ。 ヤッホー。 こんにちは。 はじめまして。お前、どんなお菓子になって食われたいか？いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前、俺の家来になりたいのか？それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ？とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べたぞ、バカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え？人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前、面白いやつだな。家来にしてやる。え？どうもありがとうございます。いい気になるなよ、このデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか？ああ、言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。
それで逃げないんですよ。ね、なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。うん、なんだこいつ。逃げない。怪我治ったのに。あははは、そいつ喜んでるんですよ。助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ。お前も俺が好き。え、あ、ええ、そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あ、あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ。やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあじゃあやめた。え、もう誰も殺さないの。うん、どこも壊さない。うん、やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。信じられん。助かった。サンキュー。ギギギギ。え、どうかしたんですか。逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。え、死ぬ。どういうことですか。早くしろ。なんだ。魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、
もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時力の大半を悪の方に持っていかれたからである。ちょ、チョコに、チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった。Io avrei molte domande da rivolgere, ma più che agli sviluppatori, a chi ha deciso la storia, il come si dovevano svolgere anche queste scene, no? Perché gli sviluppatori hanno colpa fino a un certo punto. Mentre Trunks e Goten passano all'ultima fase dell'allenamento per la fusione, Piccolo e Dende tengono d'occhio Majin Buu e Mr. Satan. Maledizione! Ehi, Piccolo, che ti prende? Non ti sei accorto che l'aura di Majin Buu è cambiata? Eh? Si è trasformato a causa di uno stupido essere umano. Ne è diventato puramente malvagio, ottenendo un corpo più adatto a combattere. Eh? Eh sì, arriva qui, arriva. Maledizione! Questo Majin Buu riesce a percepire le nostre aure! Fatemi vedere. Che cosa urli? Stai buono. Farti vedere. Che intendi dire? Quelli che devono affrontarmi. Ricordo perfettamente la promessa. So che sono qui. Ho sentito una grande energia da queste parti. In effetti sono qui, ma ora stanno dormendo. Si stanno riposando per combattere contro di te. Svegliali! Odio aspettare. Maledizione, non abbiamo altra scelta. Dovremmo sacrificare i terrestri sopravvissuti. Ma risusciteremo tutti con le sfere del drago. È l'unico modo per guadagnare tempo. Ah, già! Non dicevi che volevi sterminare i terrestri? Sul pianeta ne sono rimasti ancora molti. Combatterete dopo che li avrai annientati tutti. Calcolo molto rapido. Bravo. Ho già ucciso tutti i terrestri. Ora sono pronto a combattere.
Fatemi vedere i miei avversari. Va bene. Ma dovrei comunque aspettare. Stanno dormendo, devono prepararsi. Non voglio. Anche la figlia di Mr. Satan ti chiede di aspettare. Beh, non si può dire che si somiglino. È vero, ha un odore. Cosa ha l'odore? Vabbè. Ma non hai neanche un naso per odorare, come fai? Va bene, aspetterò, ma solo per un po'. È un po' come Krillin quando doveva combattere contro questo avversario al torneo di arti marziali, quell'avversario che era super puzzolente. Krillin sentiva la puzza, ma poi si è ricordato di non avere un naso. Sveglia subito Trunks e Goten e portali nella stanza dello spirito e del tempo. Non sarà molto, ma là dentro dovranno allenarsi qualche altro giorno. Sì. Piccolo è riuscito a guadagnare tempo prezioso per permettere a Goten e Trunks di allenarsi ancora, ma la pazienza di Majin Buu sta per finire. Non può far altro che accompagnare l'impaziente Majin Buu fino alla stanza dello spirito e del tempo. Vi ricordate anche quando si poteva entrare solo due alla volta dentro la stanza? Bene. Ci abbiamo messo troppo. Spero di avergli fatto perdere abbastanza tempo. Un minuto là fuori equivale a 6 ore in questa stanza. In tutto dovrebbero essere riusciti ad avere una settimana. Speriamo basti. Ta-dan! Ti stavamo aspettando, Majin Buu. Sarebbero quelli? Sì. Speriamo bene. Qui ci vorrebbe un miracolo. Iniziamo. Ok. Il super guerriero Pampakapan, ma che è? Vabbè. Forza. Può diventare Super Saiyan anche dopo la fusione? Beh, si sono allenati apposta. Ah, ora abbiamo anche Goten e Trunks. Bambino. Pronti, vai, si combatte finalmente. Ma ragazzi, ma quanti danni gli stiamo facendo? Abbiamo anche la Kamehameha? Ciambelle galattiche. No! No, me l'ha fermato? Ah, finita là. Mannaggia a te. A parte che siamo super veloci, ma siamo anche fortissimi. Insomma, posso? Vai. Mamma mia, se picchia. Vai. Finiamolo a sto punto. Fantastico. Cioè, non ci ha fatto nulla, raga, l'abbiamo distrutto. In effetti Gotenks era molto più forte di Majin Buu. Perde più che altro nell'anime e nel manga, anche per la sua arroganza. Oh, oi! Daijoubu nano ka? Sore tomo hoka ni mo uwaza ga? Kukuku, arun da yo na, totteoki ga. Demo ciotto Piccolo-san o bibirasecciao kana? Sono go ga moriagaru shi. Dame da! Mo owaza o daseru yona power ga nokotte nai yo! Oshimai da! Kono yo no owari da yo! Sama mo kore made da. Majin Buu.
貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえさあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。お、俺の好きなお、お菓子はここにはない。もう、なんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お、お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカバカバカバカバカバカ。そんなのいやだ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな、信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。キー、しまった。消えた。何の音だったんだろう、今のは。ラッキー魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ、針の先ほどの穴も開かない。チェ、しょうがねえな、あれ使うか。なんだというのだ。ヒヒヒ、なんだと思う。じゃじゃーん。おい、何を。イエーイ。お前それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ちょっと変わったか。バーカ、ちょっとどころの騒ぎじゃないで。すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。貴様ここにいた連中をどうした。へへ、ここだ。お、食べちまったのか。チョコにしてな。Ma una seconda volta, per quale motivo? Se la prima l'abbiamo devastato.
Boh, vabbè, non lo so, comunque sia stiamo ancora facendo danni devastanti, nonostante tutto. Mamma mia, l'onda... La Kamehameha fa paura. Mi viene da chiamarla onda energetica per ragioni, credo, ovvie. Fantasmini? È un... Vi ho chiamato apposta in aiuto, ma non fate nulla? Non fa male, però, insomma... Ah, quanta energia consuma però Gotenks. Mamma mia. Ma davvero? Cioè, non l'ha preso? Che cosa è successo? Scusatemi, per sapere. Vabbè, senti, pugni e calci. Facciamola presto. Vai, facciamo così perché mi piace usare le tecniche a me, specialmente su un personaggio figo come lui, però non ce la faccio, allora pugni e calci, via. Fatti vedere, non posso rimanere così molto a lungo. Dopo dovrò aspettare un'ora per ritrasformarmi. Perché un'ora? Perché Super Saiyan 3? Si è indebolito. Fisicamente sta ancora bene, ma sta soffrendo psicologicamente. Ecco il colpo finale. Mi è venuta da fare la voce un pochino più. Stavolta non potrai più rigenerarti. Ti polverizzerò completamente. Cosa? Niente, non ce l'ha fatta. Però, insomma, il Super Saiyan 3 di Gotenks è top. Davvero, davvero top questo. Allora, in ogni modo, Kuji, il video termina qui. Oggi, insomma, abbiamo fatto un capitolo intero alla fine. Così, molto meglio, ci avviciniamo sempre di più alla fine. Io, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!